L'esperienza all'interno del festival è molto piacevole, è ancora in corso in questo momento. Sono felice di far parte di questa giuria, di poter seguire appunto un filo preciso, perché la giuria insomma in qualche modo ti porta dentro il percorso che il festival è costruito. E poi in generale l'esperienza di giuria è interessante perché ti confronti con delle persone che hanno visioni, io immagino, vicine, ma insomma non sempre coincidenti, che quindi ti offrono la possibilità di vedere qualcosa del film che tu magari non hai visto. Non abbiamo ancora espresso il nostro verdetto, domani ne parleremo, però la vicinanza anche fisica, il fatto di vedere insieme in sala film e di essere, come dire, accompagnati dentro questo percorso, beh, insomma è una bella esperienza, e ringrazio Irene per avermela data. Allora, il documentario italiano non è rappresentato in questo festival, però secondo me in qualche modo è sotto traccia, nel senso, per chi ha scelto i film sono persone che hanno una particolare sensibilità verso il documentario italiano, le scelte della sezione dimostrano che l'Italia è un luogo dove il documentario sta gradualmente acquistando una posizione molto importante e cruciale nello scenario cinematografico, che è una posizione che in realtà purtroppo non si vede tanto perché i documentari faticano ad arrivare in sala, però, come dire, secondo me lentamente ci arriveranno, se non arriveranno in sala arriveranno in altro modo, però appunto la sezione secondo me è la ricchezza della scelta, l'attenzione con cui sono stati scelti i film, che effettivamente offrono un, come dire, non solo geograficamente ma più complessivamente, stilisticamente, tematicamente, non solo uno spettro di questioni, ma anche uno spettro appunto di modi di guardare la realtà. Ecco, questa scelta rivela che chi ha scelto sapeva bene quello che stava facendo, e quindi, come dire, indirettamente io posso dire, posso augurarmi che, data questa sezione, come dire, proporzionalmente e auspicabilmente il documentario italiano troverà magari nelle prossime edizioni del festival anche uno spazio, perché sicuramente il territorio, il terreno fertile c'è in questo paese, è un terreno fertile anche cresciuto per necessità, però credo che anche le esperienze poi di fiction nel cinema italiano più interessanti hanno molto a che vedere col documentario, e comunque i confini sono sempre più labili e le ibridazioni sono sempre più forti, quindi insomma ben vengano le sezioni separate, però poi in realtà ti rendi conto all'interno di queste sezioni di come poi effettivamente i confini siano sempre più difficili da marcare, e giustamente credo che questo sia il terreno di ricerca del cinema contemporaneo. Mi è piaciuto questo sottotitolo Queer in the Borders. Io purtroppo nella mia esperienza personale di festival ho potuto fare pochi passaggi perché ero concentrata sulla mia sezione, però ho molto apprezzato questa scelta, molto apprezzato anche la presenza di spettacoli dal vivo, ma non soltanto, ma delle performance, delle vicinanze con altri linguaggi e, non so, per esempio anche la presenza della mostra fotografica di Simona Pappallona, che è una fotografa che amo molto, che ha fatto delle foto molto belle. E complessivamente anche il fatto di associare la presenza, come dire, in carne ed ossa dei performance all'immagine sullo schermo mi sembra una scelta molto contemporanea e molto giusta, e anche che rende, come dire, calzante il discorso sul corpo e sulla presenza, che ovviamente è anche uno dei temi che magari non è messo a tema direttamente dal festival, ma che ovviamente riguarda tutto quello di cui parla il festival.